Luciano De Ambrosis, attore, doppiatore e direttore del doppiaggio. Come si è avvicinato al mondo del doppiaggio? Ma mi sono avvicinato non perché mi sono avvicinato al cinema, essendo stato scelto da De Sica per I bambini ci guardano. Chiaramente a quell'epoca molte scene dovevano essere per forza di cose doppiate, perché gli esterni allora come integrazione praticamente ho incominciato a partecipare, insomma, al doppiaggio con il mio personaggio nel film. Poi, dopo la guerra, tornando a Roma, da Venezia, dove sono stato circa 3 anni, si formava la CD. La CDC, che è la prima cooperativa di operatori di doppiaggio, e lo stesso Cigoli, che faceva mio padre nel film, fondò la CD e mi chiese appunto di farmi parte. Lei è stato scelto appunto da De Sica per interpretare il bambino Pricò in I bambini ci guardano. Che cosa ha colpito De Sica del bambino Luciano per sceglierla per questo importante ruolo? Ma credo delle circostanze un po' particolari. Io ho perso mia madre proprio pochi mesi prima. Lui era a Torino per interpretare Liolà in teatro e le servivano dei bambini per il finale della commedia. L'ho detto tante volte. Convinsero mia madre e mio padre, che ancora, anzi mia madre no, purtroppo non c'era più, mio padre, perché la portiera del palazzo li mandava i suoi all'opera, insomma, e in qualche modo qualche soldo, insomma, serviva sempre. E convinse mio padre a mandarmi. E niente, durante le repliche di questa commedia, probabilmente lui ha visto, mi è venuta a mancare la madre, forse questi occhioni un po' melanconici, insomma un po' tristi, e da lì convinse poi mio padre a venire a Roma a fare i provini e fui scelto. Lei ha avuto modo poi e occasione di tornare a lavorare con De Sica e che ricordo conserva di questo grande regista? Ma indubbiamente positivo. Prima di tutto, perché che se ne dica, c'è stata tutta una serie di fantasie su De Sica, quei bambini, no? Terribili. Con me probabilmente agiva solo sull'animo, sullo spirito, sul modo di essere. Io ero un po' triste sull'orgoglio, e riuscivo a ottenere quello che potevo. Tenere, ma io ho dei bellissimi ricordi della vita con lui. Poi dopo sì, ho partecipato a molti film, che lui, più che altro come attore, più che come regista, e poi ci siamo frequentati nel doppiaggio. Che peso, ne parlavamo prima, hanno avuto i suoi genitori per la sua scelta di continuare a frequentare il mondo del cinema dopo questa prima esperienza con De Sica? Peso no, perché purtroppo è stata una scelta molto drastica. Cioè, io sono torinese, sono nato a Torino, mio padre era impiegato alla Fiat, operaio alla Fiat, e quindi avevamo le radici lì. Sono stati convinti, prima di fare questo film, praticamente io ho sradicato tutta la famiglia che è stata portata qui a Roma. E quindi con 3 sorelle ancora piccole, che avevano permesso del lavoro, la più piccola studiava, e proprio trapiantati. Noi ci siamo trapiantati qui, non avendo più una madre, anche con una zia che ci faceva un po' da madre, ci siamo trapiantati a Roma. Quindi, poi la divisione che abbiamo avuto nella famiglia, quando c'è stato l'8 settembre, perché per lavorare con la Scarella, che io avevo un contratto, ci hanno trasportato a Venezia, e a Venezia siamo rimasti 3 anni, la famiglia divisa tra
tre su e tre giù e tre qui. Quando io sono tornato, praticamente c'è stata una riunione della famiglia, ma dopo 4-5 anni le nostre basi oramai erano queste qui, insomma, dovevamo essere qui. Io ho avuto questa occasione di seguitare a fare del doppiaggio per allora, e proprio radio, cinema, eccetera, vabbè. E, quindi una situazione non facile assolutamente. Non facile, e poi oltretutto anche, ripeto, le mie sorelle, intanto chi alla Scalera aveva trovato una posizione come montaggio, chi, insomma, eravamo integrati qui a Roma. Quindi la Scalera si trasferisce a Venezia dopo l'8 settembre. E cosa ricorda dei particolari di quell'esperienza? Tra l'altro un'esperienza che drammatica per l'Italia, che stava vivendo in quegli anni il dramma della guerra. Ma un'esperienza, io sai che tanto ero un bambino, quindi posso anche lì avere esperienze negative, anche se poi sono passato con alla storia per essere uno degli interpreti di Salò, insomma. Però io avevo un contratto, purtroppo, quale quell'unica cosa che mi ricordo è di essere messo in una macchina di notte con una grande buccia di gasolio e portato a Venezia, quasi una fuga, insomma, perché erano momenti brutti. E poi a Venezia no, tutto sommato devo dire che non si è sentito quel peso della guerra. Era un piccolo salotto, è rimasto un salotto fino alla fine, pochissimi, io non mi ricordo, bombardamenti, se non qualche incursione su qualche nave che passava per essere non una nave, diciamo, della Croce Rossa, ma c'erano bombe, ma pochissime cose, insomma, qualche vetrata rotta. Il mondo dello spettacolo che non si ferma mai. Vorremmo però chiederle un ricordo panoramico a volo d'uccello della CDC di cui accennava prima, in particolare di due grandi doppiatori, Mario Besesti e Dia Cristiani, che purtroppo non vengono mai ricordati. Vengono ricordati poco perché sono persone non esibizioniste, dei grandissimi, devo dire, e probabilmente fra i più grandi. Intanto quando si è formata per necessità la CDC veniva da un periodo dove il doppiaggio era trattato, se vogliamo, a livello personale dalle case cinematografiche, quindi ogni singolo dipendeva dalle chiamate che venivano fatte dopo dalla Metro, dalla Warner, così a livello personale, e non c'era una difesa, diciamo così, del lavoro. E fu costituita questa cooperativa, diciamo così, proprio per difendere un po'. E come organizzazione, praticamente allora, che non è che si attingeva molto, non c'erano molte possibilità, c'era tutto il cinema italiano. Se noi prendiamo, no il cinema, soprattutto tutto il teatro italiano per allora. Perché è da lì che prendevano le forze. Era l'unico modo che noi avevamo per organizzarci. Poi piano piano molti sono rimasti, molti si sono trasformati, alcuni non hanno saputo prendere, diciamo così, questa occasione, però era enorme, tra cui Besesti, tantissimi, adesso mi metto a fare i nomi, ma sono, eravamo credo all'inizio 150 soci, per tutti gli addetti, un'enormità, tutto il teatro. Cioè. Il meglio del meglio che il mondo dello spettacolo poteva offrire. Allora, facendo un salto in avanti, lei ha prestato la sua voce a tanti divi del cinema, da James Caan a Burt Reynolds, a Nick Nolte, Frank Langella e tantissimi altri. Qual è stato il doppiaggio più impegnativo che ritiene di aver fatto? Ma più impegnativo? Forse quelli che mi hanno dato più soddisfazione, non so, per esempio, che era un'interpretazione molto delicata, Il principe delle maree, più difficile, ma non difficile in se stesso, ma sempre parlo sempre di Nick Nolte, per esempio L'olio di Lorenzo, che
perché la lavorazione lì c'era un'intromissione del vero autore che ci bombardava dalla mattina alla sera perché non era entusiasta dell'interpretazione degli autori, li voleva più semplici. Allora lui gli diedero la libertà nell'edizione italiana di mettere bocca appunto su me. E avevamo fax, telefonate di notte, proprio perché eliminare l'interpretazione che lui aveva fatto per renderlo più secondo me, e quello è stato più complicato, ma non più difficile sicuramente. E sul fronte televisivo mi ha molto colpito la sua interpretazione di Jacques Dacmin nel ruolo di Sebastiano Cannito in La Piovra 2. Cosa ricorda della lavorazione a questo sceneggiato? Avrebbe mai pensato che un'opera del genere, di cui poi lei, tra l'altro, ricordiamolo, ha diretto il doppiaggio della settima serie, si sarebbe rivelato negli anni tanto profetico e attuale? Ma forse sì, perché, come si dice, la realtà poi va molto più avanti dell'immaginazione, perché erano i tempi dove si parlava di mafia e la mafia non esisteva, rendiamocene conto, e quindi aveva aperto uno spaccato che in Italia era molto pericoloso toccare. E penso proprio di sì, e quello è stata un'apertura anche, dico, perché poi smessa dalla Rai che ha avuto questo grosso successo proprio per questo motivo. Io lo ricordo una lavorazione, devo dire che addirittura proprio dalla sceneggiatura anche si viveva la giornata, con i fatti di cronaca che erano già omessi o sentiti o aggiunti, perché erano anche dei periodi brutti, dove succedevano cose ogni giorno e ogni giorno bisognava aggiornarsi. Un'opera coraggiosa ma anche divulgativa. Ma lei non è solamente attore e doppiatore, è anche direttore del doppiaggio. Anche qui c'è una lavorazione alla quale è particolarmente legato, e come è stato dirigere un film di grande successo di pubblico quale Rocky IV? Come nacque l'idea della famosa frase «ti spiezzo in due»? Ma è nata un po' per caso, un po' per gioco, che però dopo... Intanto tutta una caratterizzazione in russo, che era il russo con barzelletta, se vuoi, perché era così, i cattivi, no? I russi e i buoni, gli americani, già il film ti portava a questo. E con un finale, diciamo così, di quel genere che portava a... Secondo me non aveva altro, doveva essere accentuato questo lato, non ti dico grottesco se vuoi in un certo modo, dove nessuno voleva poi alla fine. Infatti io mi battei per fargli fare l'edizione proprio «ti spiazzo in due», cosa che non... E poi era quello che ha avuto quando l'hanno sentita. Una frase che è entrata nella storia del cinema contemporaneo. E alla direzione c'è un lavoro al quale lei si sente particolarmente legato? Ma forse da alcune riedizioni, che perché era già finito un mondo dove la commedia, i film di James Stewart, ho diretto due o tre riedizioni di questi film che mi faceva piacere proprio rivivere quei momenti e cercare di farli rivivere con delle voci anche più moderne, però pensando al passato. Al grande cinema del passato. Signor D'Ambrosis, noi la ringraziamo di questo ricordo che ci ha dato, della sua esperienza teatrale, attoriale e di direzione. E da ultimo le chiediamo di mandare un saluto a tutti i visitatori, a tutti i telespettatori del mondodedoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. L'enciclopedia del doppiaggio. Cliccate, partecipate, è importante. È importante sapere, è importante conoscere,
importante divulgare. Non ci fermiamo così a una conoscenza superficiale. Prendiamo coscienza di quello che facciamo, anche se vedo che negli ultimi tempi già c'è qualcosa, perché quando si va al cinema prima venivano i titoli di coda e la gente spariva, non c'era più. Oggi c'è una buona parte che si ferma per rendersi conto di quello che c'è dietro a tutta una lavorazione, una fatica, e questo è importante. Quindi, state con